di quello che è stato il lavoro svolto a livello locale dal comitato organizzatore e dai volontari, da quello che è stato fatto, e dal risultato positivo raggiunto in poco meno di 2 mesi di lavoro. Questo con il contributo ovviamente di sponsor locali, di partner locali, dei volontari locali, oltre che della città di San Milano. E in questo contesto, anzi benvenuto, bentornato Carlo, approfitto proprio per ringraziare l'operatività, l'impegno e la dedizione che è stata profusa in così poco tempo con dei risultati importanti. Solo 2 numeri, più di 300, credo 350 o di più ancora di più ragazzi che sono stati fatti correre proprio oggi. E una presenza anche di rappresentanti di istituzioni che sono vicini al territorio. Dall'altra parte, perché Avis è presente, fa parte del DNA dell'evento, direi da 25 anni a Porto del Canale. E il leitmotiv è stato quello di essere sempre vicino a un modus operandi basato dal valore degli eventi vicini alla gente sul territorio e di portare questo format al di là del perimetro di Porto del Canale. Oggi Senigallia ha fatto un ottimo lavoro, il prossimo step è quello di standardizzare il format, di portarlo fuori dalle Marche, abbiamo anche il presidente dell'Avis regionale, e di creare un circuito a livello nazionale che già è in essere con 14 destinazioni, di cui la metà hanno già firmato per essere presenti nel 2024, con un modello analogo a quello che è stato fatto con questo gruppo. Dall'anno prossimo ci sono ovviamente poi delle ottimizzazioni che sono possibili. L'obiettivo è quello di avere Avis come non solo come partner della manifestazione a livello nazionale, ma anche come partner operativo sul campo, così come viene fatto ormai da tanti anni a Senigallia. Siamo qui proprio per valutare, guardare bene, capire quali sono le aree su cui lavorare, le dinamiche e quelli che possono essere anche i costi effettivi per questo tipo di manifestazione, che rimane umile, rimane molto radicata a voler creare un evento per i bambini e soprattutto per le famiglie, i genitori che sono poi il motore dietro all'attività che viene fatta dai propri bambini. Personalmente ho 3 bambine, 3 figliolette che hanno corso sia a Porto Recanati che qui a Senigallia. L'unica cosa che fanno in questi giorni è portare le magliette dell'Avis Porto Recanati. Mi sono saltato addosso con le magliette dell'evento di Senigallia, e nei prossimi 15 giorni l'unica cosa che fanno è guarda il video, guarda la foto, guarda la maglietta, ed è insomma così per 700 famiglie che sono qua presenti e altrettante 700 che sono qua presenti. Fatto questo su 10 regioni, su 14 città in Italia, non è l'1 più 1 che fa 2, ma è l'1 più 1 più 1 che fa 100. Questo è un po' lo spirito, e con questo ringrazio la presenza di tutti e che si possa continuare con questo tipo di organizzazione. Prima di chiudere, una nota a titolo personale. Oggi ci sono quest'anno campionati del mondo a Budapest, sono in atto i campionati Under 22, Under 20 a Gerusalemme, ho fatto un'Olimpiade, 2 mondiali, 8 europei. Posso dire che ci sono questi eventi che danno l'ebbrezza, danno la dimensione nazionale dell'atletica, ma poi ci sono gli eventi come questi, fatti sulla strada, fatti nelle città, fatti nei paesi, dove si vede il gesto della corsa, si vede il sudore sulla guancia, si vede la brezza che passa nei capelli, si vede l'emozione dei ragazzi, e vi assicuro che questo tipo di esperienza è l'esperienza che porta forma agli ideali che poi continuano a crescere negli anni nelle persone che vivono questa esperienza. Lo dico perché l'ho vissuto e mi ricordo di 2 cose, le Olimpiadi Mondiali e Europei e le gare che ho fatto in strada fuori dagli stadi. Ed è questo esattamente lo spirito di Street Athletics, è lo spirito delle frecce della spiaggia di velluto e della nostra. Con questo chiudo.